A seguito dei recenti fatti che hanno sfiorato la tragedia alla scuola primaria Gentile di Fano per la caduta di un pezzo di intonaco dal soffitto, sabato scorso i genitori degli allievi si sono dati appuntamento a mezzogiorno davanti ai locali dell'istituto per far sentire la propria voce. Tanta la paura fra i bambini e le maestre martedì 16 gennaio, che inizialmente pensavano ad un terremoto, così come grande la rabbia delle famiglie rimarcata sugli striscioni e cartelli esposti. Abbiamo organizzato questo sit-in davanti alla scuola dei nostri bambini perché 10 giorni fa si è rischiata una tragedia in quanto è crollato un pannello fonoassorbente di 50 cm per 50 che è cascato in maniera repentina senza preavviso sui banchi dei nostri bambini durante la lezione. Questo pannello faceva parte della soffittatura che era stato oggetto di lavori nella scorsa estate da parte del comune, lavori che sono stati segnalati e diciamo chiesti da noi genitori, dai docenti e un po' da tutti il corpo scolastico, perché sono almeno 5 anni che ci sono segnalazione di infiltrazione di acqua piovana sul tetto della scuola e quindi si è ritenuto necessario operare e fare dei lavori, in quanto noi l'abbiamo richiesti anche lo scorso anno tramite PEC, svariate PEC. E dopo queste PEC che cosa è successo? Il comune è intervenuto con piccoli lavori di manutenzione, lavori che hanno interessato appunto la parte colpita, però ci hanno messo subito parecchi dubbi questi lavori, fatti in economia diciamo, e soprattutto lavori che sono stati lavori palliativi, che non hanno portato alcun effetto riguardo la sicurezza della scuola e dei locali, ma sono serviti secondo noi solo a minimizzare le nostre preoccupazioni, come è stato denunciato alla dirigente e al comune stesso. E ad oggi cosa chiedete all'amministrazione comunale? All'amministrazione chiediamo che finora abbiamo ricevuto solo promesse e solo parole, noi vorremmo garanzie e vorremmo anche una documentazione scritta sui lavori che sono stati effettuati e che attestino questi lavori che sono stati effettuati e anche che dichiarino la sicurezza dei locali. Quello che vogliamo è una scuola sicura, ovviamente una scuola dove ci siano fatti e non più parole, perché bisogna intervenire a questo punto prima che le cose si complichino, e poi vogliamo anche avere una garanzia su quello che verrà messo in atto e soprattutto messo in campo come intervento, perché altrimenti saremo costretti a non autorizzare il rientro dei nostri bambini all'interno delle aule compromesse.